Sì, il quarto Giampiero Fabrizio. Signora, si è data un attimino all'alcolismo? Guardi, con quella faccia lì non la biasimo. 1300 dollari di DD alcolici in formato torre. To guarda, quattro facce da culo, chi l'avrebbe mai detto? Ho una valida motivazione per darmi all'alcolismo virtuale. Zio, Billy, con quanti alcolici non me lo dici adesso? Ok, 301 dollari 84? Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati all'Onad, figlioli. Indovinate lo zio Telone? Dove ha passato le ultime due ore? Ma che domande! Proprio qui, all'Onad, a servire clienti fastidiosi, a riempire gli scaffali, ordinare merce, spostare roba su altri scaffali nel magazzino, ma soprattutto a tirare porchi come non ci fosse un domani, soprattutto ai Giampier Fabrizio, che non ce la fanno, ragazzi. I Giampier Fabrizio mi stanno smattando malissimo e nonostante siano in tre, non riescono a star dietro all'evidente carenza di prodotti all'interno dei nostri stand. E sì, io sto accumulando un po' di monnezza, più che altro perché sono diventato ozioso. Quindi sì, figlioli, ho passato qui dentro le ultime due orette perché dovevo raggiungere praticamente il livello 56 del negozio, che ci permetterà di sbloccare tre nuove tipologie di prodotti. Oh, no, davvero, è stata veramente un'odissea. Se sono bevuti tutto. No, vi giuro, sono talmente tanto alcolici. Anzi, sapete cosa? Quest'oggi sblocchiamo ancora altri alcolici, se ho visto bene. Una delle prossime licenze, aha, eccola qua, che ci costerà 12.500 dollari, ci permetterà di sbloccare la birra chiara fermentata, la birra lager confezione da 6, la birra lager fusto, la vodka, ma ce l'ho già la vodka, vabbè, vodka di un'altra marca, il whisky e il vino. Anzi, scusate, il vino! Ok, è molto più serio, in effetti. Datemi un secondo perché, oh mio Dio, devo pagare giustamente le fatture degli ultimi 4 giorni. Oh, abbiamo praticamente quasi 40.000 dollari, eh. Tuttavia, adesso, per allargare il nostro negozio, ci verranno richiesti ma solamente 24.600 dollari. Guardi, li ho lasciati nell'altro paio di pantaloni, porti pazienza. Pensavo di aver quasi finito, di poter iniziare effettivamente la nostra giornata lavorativa, e poi mi sono accorto che dovevo ancora ordinare un sacco di prodotti. No, vi giuro, i clienti in questi giorni si sono magnati tutto. Gente, ho passato letteralmente intere mezz'ore anche solo per riordinare i prodotti e ributtargli io stesso sugli stand, perché i Giampier Fabrizio erano veramente in crisi. No, vi giuro. Beh, in teoria dovremmo poter ordinare, che detto così suona male, ma diciamo assumere. Sì, il quarto Giampier Fabrizio. Non ci credo mai nella vita, fammelo vedere. No, aspetta, dov'è? Scusate, io dovrei aver assunto... ok, era già partito l'avventura, ce n'è già uno dentro. Per un secondo mi sono spaventato. Credevo si fosse buggato il gioco. Ma ho ordinato una marea di caffè e di tè. Che fine hanno fatto? Aspetta, forse erano con l'ultimo ordine? Ti prego, dimmi di sì. No, questo è formaggio? Ah, ok, perfetto, abbiamo trovato il tè. Ottimo. E volete ridere? Mi sono accorto che lo scorso episodio non avevo aggiornato il prezzo della nostra carta igienica, quella col nome strano che si chiama per l'appunto bidet, e pertanto l'ho venduta a prezzo di costo senza guadagnarci neanche un dollaro. Ragazzi, ormai non ci stupiamo, il telone è un imbecille, è un dato di fatto. Queste sono tutte vuote. Ah, questa no, vedete che c'era effettivamente un impostore Among Us. Perfetto, ragazzi, muovete il culo, volete anche raccogliere un po' di monnezza quando avete un secondo? Ho visto che c'era anche un'evidente carenza di pollo. Beh, cosce di pollo sicuro, non so se anche i polli standard. E sì, si sono mangiati tutto, vi giuro. È una situazione veramente paradossale. Allora, salvo intoppi, io dovrei poter intanto iniziare la giornata, così raggiungiamo quello stracocchio di livello 56 e mi diverto a tentare di capire dove mettere le nuove merci, i nuovi alcolici. Aspetta che i polli, anzi scusate, i cosciotti di pollo li piazzo direttamente io, perché mi ricordavo che fossero praticamente finiti. Devo anche aggiornare dei prezzi. Ragazzi, non mi mollate la roba qui, che stracocchio. Se non ricordo male, i fustacchioni di birra. Ah, ecco qua, gli possiamo aumentare un cicinino il prezzo. Ma qui manca tutto. Le patate fritte, le patatine. Zio Billy, mi serve qualcuno che mi dia effettivamente una mano. Ecco qua. Aspetta, cos'è che mancava? Patatine fritte, patate. No, 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 non è finita. Sicuramente manca altro. Ecco, vedi, il tonno, ad esempio. Dicevo, mi serve qualcuno che mi dia una mano nella gestione di sto cocchio di negozio. Guarda quanta roba. Voglio dire, non mi dispiacerebbe poter programmare i Giampier Fabrizio in modo tale che imparino ad ordinarsi da soli i prodotti. Oddio, se già li recuperassero dall'esterno, sarebbe già un bel vantaggio. Perché mi buttate le scatole in giro? Alcuni prodotti non so più nemmeno dove...
Ok, vanno qua, perfetto. Perché ho ordinato un po' di merce in eccesso, come potete notare. Signori, c'è stato un tizio mentre preparavo l'episodio che ha portato a casa, non sto scherzando, 7 intere scatole di rotoli di carta culo. Ve lo giuro su quello che volete, è andata esattamente così. E c'è stato un nuovo record, mi pare che un tizio abbia comprato $240 di prodotti. Sempre quando non sto registrando capitano ste cose. Forza gente. No no, aspetta, devo buttare via ste cocchio di scatole perché adesso la situazione si comincia a complicare. Però, sviluppatore, il tempo comunque passa troppo velocemente. Il che forse è anche un bene, perché in quelle poche ore che il negozio è aperto, che sono minuti per me, i clienti riescono a svuotare completamente i nostri cocchio di magazzini. Allora, abbiamo altri cosciotti di pollo. Arrivo, signora. Beh, che sennò poi mi lasciano le recensioni quelle brutte. All'anima della signora, scusi, eh. Lei è invecchiata male, signora, porti pazienza. Ottimo. Aspettate che ho fatto questo lavoro per talmente tanto tempo che ho le traveggole per davvero. Grazie, signore. Perfetto, oddio, tutti i tizi con i contanti giusti. Non ci credo mai nella vita. E voilà, a posto, è anche fuori dai maroni. Aspetta che rifornisco io lo stand del formaggio. E voilà, anche se gli americani non sanno un cocchio di formaggio, ma vabbè, dettagli. Tuttavia, lo ammetto, con il quarto Jean-Pier Fabrizio la situazione sembra essere già un attimino più tranquilla. Ah, ti sto odiando profondamente. È vero, dovevo ordinare tipo tutta la... Ma se tipo carne viene fuori... No, viene fuori solo la bistecca, che comunque la dovevo ordinare. Il caffè a tostatura media, che era tipo finito. Fammi anche quello a tostatura leggera, fammi anche quello normale. Aspetti un attimo, cos'erano? Erano non le bracciole, erano... Sì, cotolette di vitello, ottimo. E voilà. Sta barretta non si sta riempiendo abbastanza velocemente? Questo è poco, ma sicuro. Guadagniamo un po' di esperienza, anche quando completiamo la transazione con un cliente. Ma non abbastanza, ragazzi! Datevi da fare, forza! Aspetta che mi pare che la carne fosse un settore molto a rischio. Non vorrei dire una minchiata. Ah no, li avete riforniti già tutti voi? Ah, beh, forse... Ah, ok, erano qua sopra da rifornire. Arrivo, un attimo che butto il vitello e su subito da lei, signora. Cosa mi prende di bello? Un bel po' di pizza, un bel po' di bibitozze. Senta, le do $10 di resto. Non ci voglio stare qua a fare i conti. Lei ha preso formaggio e ketchup, signora. Ma che cocchio di spesa del menga state facendo? Va che sta gente è rincoglionita forte ogni tanto, eh. Arrivo un attimo. Ok, qua siamo messi bene. Devo riordinare un po' di birre. Oddio, anche il parmigiano. Se mangiano un casino di formaggio sti americani, eh. Signore, deve fare un big festino. Fa che roba. È il paradiso delle calorie. Oh, miseria. Mi sono appena ricordato che... Oh, ho fatto una minchiata, ho fatto una minchiata. Cucati $5 di resto, non importa. Sono pieno zeppo di vile denaro. Grazie, signora. A posto, avanti il prossimo. Lei mi è arrivata solo con del succo d'arancia. Signora, io ho capito la povertà, ma la porti da un'altra parte la sua poracitudine. Mi sono appena ricordato che sì... Sì, dovevo ordinare tipo tutta la pasta. Sono le 8 di sera, aspetta. Poi cos'erano? I maccheroncini. Ok, il riso, se ricordo bene, basmati. Il riso normale c'era. Senti, prendimi anche della farina standard, non lo so. Max, tua nonna in cariola. Signora, non rompa i maronzoli. Ah, la mia torre di prodotti, aspetta. No, i maccheroncini c'erano. Cioè, Pier Fabrizio, riporta tutto di sotto. Aspetta, non trovo la pasta asciutta. Pasta, no, questa è la farina, ho visto rosso e mi sono eccitato. Trovata, la pasta di panzati. Ci serve tutta l'esperienza, altrimenti a 56 non ci arriviamo. Oh mio Dio, cioè, che fila assurda. Neanche fra 841 anni. Brava signora che mi ha fatto le spese quelle grandi. $2.30. Ah, posto, avanti il prossimo. Solo due bibite. Oggi le donne sono più poracce del solito. Non mi è arrivato il cliente che ha fatto la big spesuccia. Signora, si è data un attimino all'alcolismo? Guardi, con quella faccia lì non la biasimo, però insomma. Sì, livello 56, però sono le 9 di sera. Ma che stracocchio. Adesso ho anche troppi maccheroncini. Senti, lasciali qua. Ding, niente, signora, sono le 9. Si levi dai maroni, che stracocchio. È tutto vuoto. Se sono fatti fuori tutte le bibite. Guardate, il latte è finito. Non c'è più niente. C'è solo una marea di tristezza nella mia vita e via dicendo. Aspetta, poi le bibite, cosa che mancavano? Le Coca-Cola che non ho più ordinato. Non ho più ordinato neanche queste. Ma porca la miseria. Ok, prendi due di tutto. Signore, mi ha chiamato solo per tre di pepe. Pretende anche $23 di resto. Vabbè, lasciamo stare che è meglio. Ogni tanto i clienti sono personcine abbastanza particolari, per non dir di peggio. Ah, posso anche l'altra signora. Ok, resta giusto qualche cliente. Aspetta, ho visto roba qui. Che ci fanno qua? Dovrei lanciati prima io. E il gioco è fatto. Sì, domani posso sbloccare tante nuove merci. Avete finito che non sento più ding? Sì, possiamo concludere la giornata 67. Ottimo. Con... un bel po' di dindini da parte, quasi $40.000 che finiranno nel giro di 1,8 secondi. Tac. Cioè, ditemi voi se uno quando esce dal negozio e vede sta roba,
Non gli deve salire la peggio depressione. Oh, zio Billy, come avete fatto a non programmare i Jean-Pierre Fabrizio in modo tale che raccolgano in automatico le scatole? Bastava creare una zona di carico-scarico stile... aspetta, questo va qua sopra... Pumping Simulator e via dicendo. E così facendo i ragazzuoli potevano automatizzare la raccolta delle scatole e tutte cose. Ma no, ovviamente dobbiamo complicare la vita del DeLong Gamer. Facciamogli passare non un brutto quarto d'ora. Aspetta, questo va qui. Facciamogli passare 826 anni di puro inferno. Oh no, troppo di queste bibite che stracocchio. Sì, sto settore è completamente vuoto. È assurdo. Oggi ho notato effettivamente che i clienti richiedevano tendenzialmente i prodotti più economici. Chissà che c'è la poracitudine che si sta diffondendo nell'aria. Speriamo non sia contagiosa. Guarda, anche qua è tutto vuoto. Devo ordinare tutte le Come fa? Guarda anche qui la candeggina. Io non posso andare avanti in questo modo, gente. Aiutate il telone che porca la miseria si dà anche lui all'alcolismo. E che cocchio devo fare? Non è neanche più un problema di soldi. Guarda che No, vi giuro, dopo quasi 3 ore all'interno di questo gioco mi stanno salendo le peggio visioni mistiche. C'ho le visioni del Berlusconi tra un po' di sto passo. Aspetta, questa dove va? Va qua. Ok. Direi che questo è proprio l'episodio giusto. Porca la miseria, ho troppe birre adesso. Per sbloccare, per l'appunto, ancora più alcolici. Ho una valida motivazione per darmi all'alcolismo virtuale. E ci credo che poi non mi sta la carta a culo, ragazzi. Ma porca la miseria. Cavane uno. Prendi l'altra scatola, sgnaccane uno e tu guarda come per magia... Ora ci sta tutto, non posso neanche lanciare la scatola. Però i porchi li posso lanciare, fidati. Come dico sempre io, se c'è una cosa che non mancherà mai all'Onad, sono i porchi del sottoscritto. Ah, quelli ci sono sempre e sono anche in sconto. Pure i cereali se so finì. Dainz, poi io ho capito che c'ho il quarto Jean-Pierre Fabrizio. Però non è che da solo mi faccia i miracoli, eh. Porcaccia la miseriaccia, ok. Questi li ho riordinati quasi tutti. Mi sa che mi conviene avviare la giornata. È che io voglio sbloccare gli alcolici. Allora, aspetta, fai 3 di tutto. Ecco qua, altri $300. E dopo, ovviamente, aver pagato le fatture, perché ti dimentichi sempre. Aspetta che non sbaglio. Sblocchiamo la licenza di Super Mega Pop una cifra tantissimi alcolici. Sì! No, è una pessima idea, Lon. Hai appena fatto una cazzata di proporzioni bibliche. Allora, abbiamo ancora degli stand, in effetti sì. Peraltro qui abbiamo ancora una zona libera in cui metteremo probabilmente le birre. Ora fatemi mettere uno stand temporaneo qua, così possiamo gestirci alla bene meglio. Anzi, tanto che ci siamo, lasciamo un po' di lavoro ai Jean-Pierre Fabrizio 1, 2, 3, 4 e 86, in modo tale che non mi battano la fiacca. Perché sono lì che si fanno la pausa sigaretta loro, i bastardi, eh. Ci sono gli stand mezzi vuoti e quei 4 imbecilli sono fuori a farsi la pausa sigaretta. Aspetta, allora, intanto prendimi questi, perché stavo ordinando i prodotti di base. Dovrei dare un'occhiata più spesso agli stand. Vedete quanta roba manca, porca miseria. Qua c'è una crisi assurda. Qui siamo riusciti per fortuna a rifornire il tutto. Non guardo mai i congelatori. No, le pizze le avevo ordinate prima. Ci manca la cosa di granchio. Vedete, qua c'è carenza di macinato. I formaggi, come al solito, mancano, perché non so davvero che ci faccia sta gente con tutti questi formaggi. Posso sciompirla pure io, scusa, eh. Sgnacca tutta sta roba nello stand extra, perché non mi giro più. Carta culo ci sta, perfetto. Per adesso il resto della carta culo me la metti qui. E questo qua, cos'era, candeggina? Sono un po' pieni, un po' vuoti, un po' pieni zeppi di porchi. Sgnacca qua e via. No, vi giuro, gente, ormai ho maturato talmente tanta esperienza in questo gioco che, siamo onesti, posso farmi assumere come donna delle pulizie. No, volevo dire come magazziniere, gestore, tutte cose. Ok, molto più probabilmente mi assumerebbero come donna delle pulizie. Ora c'ho troppi cereali. Allora, mi fate ordinare sta cocchia di birra, così facciamo salire un alcolismo over 9000. Cioè, vi ricordate che abbiamo iniziato con 6 prodotti? Va! Va la lista adesso? Va la lista, quanto è lunga! Come fa un povero Cristo come il telone a gestire tutta sta roba? La maggior parte dei prodotti neanche mi ricordo come si chiamino. È normale che dopo un po' uno smatta. Allora, inizierei con quei gran bei fustacchioni. Me ne prendi ovviamente 3. E poi abbiamo la confezione da 6 di birra lager. Ecco qua. No, troppa roba, non esageriamo adesso. E poi mettiamo la vodka con la vodka. Ecco qua, ho già speso $1200. Ma come ho detto, non è che cambi più di tanto. Finché non allarghiamo il... va che torre di alcolici assurda che non è. $1300 di alcolici in formato torre. E ovviamente il telone prende l'ultimo. Sembrava troppo bello per essere vero. Allora, i fusti vanno messi vicino ai fusti. Questo è un dato di fatto. Quindi vediamo un po' come gestire ora il tutto. Questa è la confezione da 6 che andrebbe messa assieme alla confezione da 6.
A sto punto sì. Allora, la confezione da 6 me la metti qui. Va se non ci stanno bene, porca la miseria. Sono tutte belle colorate. Oh, ok, non vogliamo mai che l'alcolismo sia monotono e monocromatico soprattutto. Qui abbiamo la vodka. Aspetta, l'avevo già presa? No, in effetti no. A sto punto, se dobbiamo spostare la nostra vodka, mettiamo la nuova vodka qui. Ottimo. Qualcuno prenda le scatole. Sì, quando mai nella vita lasciamo stare. Dovrei avere forse una scatola di vodka. Va che fortuna, è solo una. Pertanto spostarla negli altri stand sarà decisamente un'impresa molto ma molto più semplice del previsto. Mi domando che differenza ci sia tra la vodka rossa e la vodka credo sia blu, santo daltonismo. Immagino che sia blu. Adesso facciamo una comparazione veloce veloce, soprattutto in termini di prezzo. Spec, come al solito devo essere veloce. Sgnacca qua. Corri come fossi lo Usain Bolt della madre patria Russia. Ottimo. Allora, la vecchia vodka viene 11,98, questa viene 13,70. Perfetto, vale molto, ma molto di più. Così facendo, ora abbiamo abbastanza spazio per i nostri nuovi... Olè! Ho sbagliato tantissimo mira. Dicevo, per i nostri nuovi fustacchioni. Ah, quella blu è birra premium! Quindi il fustacchione base viene 25. Vabbè, non è che ci guadagno tanto di più, eh. Profitto di 4,43 contro 3,80. Sì, 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 un minimo di guadagno c'è. Aspetta che non avevo prezzato questa. E voilà! I nostri amici alcolisti della città sicuramente quest'oggi verranno ad assaltare il Lonad, ve lo garantisco. In fin dei conti, alla gente di qua piace sempre farsi una, due o 300 birrette e poi mettersi alla guida come ogni americano medio standard. Aspetta che questi dovevano andare qua sotto. Gioco per un secondo, ti eri bloccato, mi era salito un po' di panico. Anzi, aspetta che salvo la partita. Magari non cliccando sotto come già accaduto in passato. Oh no, ora devo trovare anche gli stand per tutta sta roba. E purtroppo per me è più facile a dirsi che a farsi. Allora, prendiamo un altro scaffale piccolo. Il che mi fa pensare che in futuro ci saranno gli scaffali grandi. Allora, signori, questa come ce la gestiamo? Magari spostiamo ovviamente il pepe e il sale in una zona differente. Il fustacchione lo possiamo mettere qua sotto, non è un grande problema. E la confezione da 6 della birra invece me la metti qua. Le caramelle le possiamo spostare e al suo posto ci si mette l'altra bottiglia di vodka. Ora devo fare molta attenzione perché avendo tolto dei prodotti, poi mi devo ricordare di riordinarle manualmente. Quindi prendimi due di sale, aspettate, e altre due di pepe. Il tizio di prima si è comprato tutto il pepe del negozio praticamente. Oh, fa che fortuna, in parte alla cioccolata c'era uno spazio libero. Pertanto ci mettiamo le caramelle. Aspetta che intanto ho comprato altro formaggio. Ho preso quello sbagliato. Ma porca la miseria. Invece sopra l'olio mettiamo, come dicevamo, il sale e il pepe. E l'ordine è stato restaurato. Lonino, non per rovinarti il divertimento, ma tu lo sai vero che devi ordinare anche altri prodotti nuovi? Non erano tutti. Porca la miseria. Ok, 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 abbiamo il whisky. Aspetta, no, 4, 3. Non è un concetto difficile, Lonino. Il vino e la birra chiara fermentata. Porca la miseria. Altri $1000 spesi. No, il mio porca la miseria derivava dal fatto che in realtà in frigo non è che io abbia tutto sto spazio. La possiamo mettere qua. Peggiore delle ipotesi, o la sgnecchiamo qui in parte alle bibite. Il nuovo vino si chiama Che Bon. Si leggerebbe Che Bon probabilmente, eh? Però si può tradurre facilmente con Che Buono. Speriamo che sia veramente roba di qualità. Dopo vediamo a che prezzo la vendiamo. E qui abbiamo il... cos'è? Cognac, sta roba? Quanto non sono belle, peraltro, le bottiglie di questo gioco. Sono fatte veramente proprio una cifra bene. Per fortuna che per adesso i ladri non ci sono, ma in futuro li aggiungeranno, figlioli. Questo lo so per certo. Aspettate che andiamo, come dicevo, ad assegnare i prezzi. Allora, il vino viene 15,27. Ho capito che è bon, ma è anche costosetto. E il whisky, non era cognac, a 22,39. In verità non è che abbiamo tutto sto gran profitto. Santi alcolici. Aspetta, ci mancano ancora le nuove birrette, in effetti. Levatevi, barboni. Questo è il cognac. Non lo metto, il cognac. Senti, è che non voglio far minchiate. Tanto spazio allo stato attuale non ne abbiamo. E comunque prima o poi dovremo fare un bel lavoro di riordinamento anche di sto cocchio di magazzino, perché è una situazione veramente critica. Ah, eccola qua la nuova birra. Wow, c'è una stellina, che vuol dire che è birra buona. Sì, per adesso sgnaccala direttamente qui e qua. Ottimo. Allora, questa nuova birra viene venduta a 2,09. Mi sa che è veramente una birra di M. Ma che stracocchio.
Ma ci sono rimasto proprio una cifra male. Tò, guarda, quattro facce da culo, chi l'avrebbe mai detto? Ok, al diavolo, io devo aprire il negozio, perché sennò qua non la finiamo più. Allora, o facciamo un intero settore dedicato agli alcolici. Se no, cosa mi invento? Oddio, nessuno mi vieta di spostare le salse. Potremmo metterle qua in parte all'olio. Voglio dire, in fin dei conti, le casse per adesso sono a posto. Dovremmo aver ordinato un altro stand. Sei uno stand? No, sei quello del magazzino, tu. C'è la scatola che deve rompere i maronzoli. Dicevo, per adesso me lo apri direttamente qui al lato. Perfetto. Oh, poco male, me lo ordino direttamente io. Aspettate che mi mancava il parmigiano reggiano e la mozzarella di Don Bernardo. Non dimentichiamoci anche quella, che è importante. Mancava del salmone. Poi siamo onesti, gente, vista l'immane quantità di ore che passo all'Onad, mi converrebbe davvero andare a trovarmi un lavoro in un negozio, in un supermercato. Così almeno i soldi che guadagno sono veri e non sono finti, come all'interno di questo cocchio di gioco. E senti, per adesso buttalo lì. Zio Billy, con quanti alcolici non me lo dici adesso? Ok, i prezzi sono stati assegnati. Come dicevo, apriamo il negozio. E intanto che i clienti fanno avanti e indietro, io vedo di rifornire gli eventuali stand a cui mancano i vari prodotti. E qualcuno potrebbe dire: Malone, non è per questo che ci sono i Gianpier Fabrizio? Ah no, aspettate, eravate seri? Scusate, avevo frainteso il senso del discorso, portate pazienza. Aspetta che manca il tè, quello pregiato. E ah, il pane, manca completamente tipo tutto il pane. Ah, di nuovo carrello pieno, ma va bene così. Va bene così, guarda quanta roba. Beh, il tè pregiato non è che avesse tutta sta priorità. Sì, lo abbiamo finito, ma ogni confezione ne contiene 48. Ed in verità è uno di quei prodotti che possiamo tranquillamente ordinare con calma. Ok, vediamo se i quattro Gianpier Fabrizio riusciranno a salvare la situazione prima che prenda una brutta piega. Vi faccio un piccolo spoiler, la risposta è assolutamente no. Saranno in quattro, ma insieme a malapena fanno un cervello unico. Non dovrei prenderli in giro perché l'avvocato mi ha detto che potrebbero provare a denunciarmi, ma sono talmente imbecilli che non sanno neanche come funziona la legge e tutte cose. Ok, qui la situazione è quasi, neanche troppo, tornata sotto controllo. Qui cos'è che abbiamo? La bibita verde. Avete liberato qualcosa? Manco per il cocchio. Ci saranno due bottiglie lì e due bottiglie qua. Ok, gli stand sono un cicinino più pieni. Senza gridare al miracolo, abbiamo la solita crisi di pollo. E da quest'altro lato manca lo yogurt. Il burro d'arachidi è assurdo. Per quanto ne ordini in grandissima quantità, finisce sempre in un modo o nell'altro. Un po' come pollo, ma pollo almeno mi occupa una mare di spazio. Anche comprensibile, povero piccolo stellino. Signori, come va la situazione alle casse? Perché non vedo così tanti clienti? Eccole lì, lo sapevo io, devo imparare a star zitto. Signore, perché non ha comprato tutti quei buonissimi alcolici, eh? Oh, almeno ha speso un centone, non mi dovrei lamentare. Lei signora si è data all'alcolismo? No, si è data alle pulizie compulsive. Oh, finché paga, 130 e passa dollari, chi sono io per lamentarmi? Ok, la quantità di clienti sta aumentando esponenzialmente. Qua come siamo messi? C'è praticamente tutto. Sì, no, aspetta. Manca, porca la miseria, un tipo specifico di farina che io faccio sempre a confusione, perché hanno tutti i nomi uguali. Ecco qua, ordinane quattro confezioni, perché due vanno sugli stand e due vanno in magazzino. E sapete molto bene che i nostri clienti hanno una predilezione. Porca la miseria, ho ordinato la farina sbagliata. Aspetta un attimo, butto via la scatola, cancella le etichette. Zio Billy, non potevate farla tipo verde? No, te la facciamo tutte rosse, arancioncine e via dicendo. Così adesso mi ritrovo con quantità in mani di farina e sicuramente farò anche una confusione incredibile, perché sono il telone. E miseria ladra, con quanti clienti non me lo dici? Non entra a fare tutta roba normale? Mi sa che ancora non hanno capito quanto hanno bisogno dei miei alcolici. Pizza, uova. Avanti, avanti. Fatevi salire l'alcolismo. Oh, la polpa di granchio. È vero, mi sono dimenticato di ordinarla. E ok, questo qua si va avanti a salumi e vinello di dubbia provenienza. Finalmente un cliente dell'Onad che si rispetti. Aspetta, questa che farina è? Non lo so più nemmeno io. Ah, è farina che abbiamo decisamente in quantità eccessiva. Grazie per avermi chiarito il dubbio gioco. Senti, per adesso sgnacca qua la roba in eccesso, stanno anche calando le tenebre. E purtroppo per me anche la mia voglia di vivere. Ma questo è un fenomeno normale da quando lavoro all'Onad. Zio Billy il boiume, aspetta, che se no mi scivolano male i clienti. Porca miseria, mi stavo emozionando perché ho visto una fila assurda laggiù. Ok, ora ragioniamo. Signore, lei mi ha fatto le big spesucce, ma solo 188 dollari. Però lo vedi che è vestito da fighettone lui? Sono spiccioli per questo vecchiaccio di M, ma vabbè, dettagli. Aspettate che continuo a rifornire i vari stand. Aspettate che c'era anche la carenza di pollo.
Guarda che roba. Non ne uscirò vivo da questo gioco. Il Lonad sta lentamente ma inesorabilmente scavando la mia tomba, sia virtuale che nella vita... Sia virtuale che nella vita vera. Ho troppa farina. Dai, gente, comprate gli alcolici. Il cognac qua, il whisky neanche l'hanno toccato. La vodka invece sì. Perfetto, perfetto. Non sono venuti da me, però probabilmente hanno avuto i franco come cassieri. Perfetto, guardate la vodka. Oh, vedete le bottiglie che vola. Scusa, ma l'hai visto che mi stavo allontanando? E non hai nemmeno abbastanza alcolici per giustificare la tua spesa? Dai, sotto i 100 dollari, barbone di M, non mi stupisce che tua moglie non te la dia. La rottura di balle è che se io non sono alle casse non posso controllare le lamentele dei clienti, pertanto potrei non accorgermi della mancanza di un prodotto all'interno del negozio, come spesso capita, porca la miseria. La farina qua l'avete rifornita? Ok. Oh, detto tra noi, buona parte della crisi... dei prodotti mancanti, intendo, sembrerebbe essersi risolta. Do una mano anch'io ai Giampier Fabrizio, che altrimenti fra un decennio siamo ancora qua. Quanta farina ho ordinato! Oh no, il magazzino comincia a laggare. Non so perché, a un certo punto comincia ad avere le crisi quelle brutte brutte brutte. Eppure io sono spiazzato da quel punto di vista, perché non posso fare praticamente nulla. Ok, il sushi l'abbiamo preso, ormai sono le 9 di sera. Oh, i clienti hanno rotto le palle poco oggi. Possiamo concludere la giornata? Sì! Oh, tutti i clienti soddisfatti, nessuno che ha rotto i maroni. 56 clienti, dobbiamo abbassare il prezzo delle tortine. No, in verità questo lo devo alzare. Ecco qua, così aumentiamo i profitti. E questo è standard. Aspettate che do un'occhiata, perché come ho detto, spesso e volentieri mi dimentico di riadattare i prezzi. Allora, abbiamo la crisi del latte, come potete notare. Qui il problema è un po' rientrato, le pizze ci sono. Il culetto bello sodo del franco pure. Manca un po' di riso, ma generico. Oddio, se avete finito le salse io vi picchio malissimo tutta la famiglia. Oh, guarda che bello lo stand degli alcolici. Ogni tanto torno qua perché mi piace il loro colore. Ci manca carne macinata, ma genericamente, figlioli, stiamo andando bene. Ah, macinato di manzo, ecco perché non lo trovavo. Ottimo, direi che puoi intanto inoltrare l'ordine. Sto facendo ordini belli abbondanti, perché vista la marea di clienti che arrivano, cioè 50 clienti sono tanti, non anzi, più di 50 clienti. Oddio, abbiamo finito anche il purè. Vuol dire che a fine giornata ti hanno svuotato considerevolmente il magazzino, gli stand, e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che nutro... Oh, troppo sushi, sembrerebbe di sì. Diciamo, nutro molto più rispetto, da quando abbiamo iniziato questo gioco, verso i dipendenti dei supermercati, che spesso arrivo lì e dico, ecco, mancano i propri prodotti che servono a me. E ci saranno stati, l'onino, probabilmente, diversi problemi logistici. E chi più ne ha, più ne metta, probabilmente anche loro avranno il Giampier Fabrizio, che non c'ho voglia di fare uno stracocchio di nulla. E che io volevo iniziare subito la giornata al grande... Aspetta, mi restano solo 23.000 dollari? Quindi se anche io volessi, non lo so, espandere il negozio, non lo posso fare. Oh, ma che rottura di palle. Abbiamo speso una cifra immane di denaro per sbloccare la nuova merce. Anche solo la licenza mi è costata un occhio della testa per davvero. Ragazzi, tranquilli voi altri, non faticate troppo, mi raccomando. Sentite, io faccio partire la giornata, così mi avvantaggio un attimino. Intanto Giampier Fabrizio sono comunque qua tranquilli a guardare il vuoto, che è la loro attività preferita. Non è che facciano molto di più. Aspettate che tengo sotto controllo la situazione alcolici. Aspetta, le uova le ho appena ordinate, o le dovevo ordinare. Carne macinata, facciamo che la metto io negli stand, perché se aspetto i ragazzuoli della serie Ciaone. I frigoriferi sono belli pieni, e che ero curioso di sapere in che direzione si espanderà il negozio. Porca la miseria, il latte. Porca la miseria, il latte. Vero. Aspetta. Latte in grandissima quantità. Latte standard mi sa che non serviva, probabilmente. Ma prevenire è meglio che curare. Ottimo. Hanno svuotato tutto. Ok, sono arrivato giusto in tempo. Oh, abbiamo sventato la crisi, per fortuna. No, no, il latte standard c'è in grande quantità. E immagino che se vado in magazzino scoprirò che non ci sta. Perfetto, grazie vita. Oh, oh, vedo che anche il succo di frutta è finito. Il lag invece no, è bello, forte e sincero come piace allo zio Telone. Ok, vediamo di abbondare. Cos'altro manca qui? Il detergenti. Tua nonna in cariola, sempre sia lodata e tutte cose. No, aspetta, era quello per le mani che mancava. Ecco qua. E intanto ordina tu. Dica, cosa vuole di bello? Il cameriere mi è arrivato a far spesa. Ma porco canaglia. A posto. O almeno avevi i soldi giusti, il pezzentone.
Salve signore, benvenuto a Lonad. Sto cercando di essere un po' più educato. Su consiglio della mia terapista e del mio avvocato. Ok, $301.84. Guarda Ciccio, ti prendi il resto giusto. $301.84. Porca miseriaccia, ragazzi. Oh, mancano un sacco di prodotti. Aspetta, detergente per le mani. No, non il manzo, datemi il detergente. L'ho trovato. Santa Mucchina, perfetto. E voilà. Ok, ding, niente. A meno che lei non spenda $300, signora, non la cago neanche di striscio. Voglio essere onesto con lei. Il succo di frutta era finito. Soprattutto quello di mela. Quello di arancia ancora non era poi così male. Il ripieno è pieno. Vabbè, ne resterà uno dentro probabilmente. Sì, ce ne stava veramente uno dentro. Allora, andiamo a servire la... Orca miseria, ma che fila. Altro che la cliente. Con quanta candeggina non me lo dice. Signora, sei di nuovo data agli omicidi seriali? Domando per un amico, 139, 54, Ender, avanti il prossimo. Ok, tutte spese normali. Grande quantità di cereali. Tipica spesa da single. Signori, ma tutti qua vi siete messi in fila? Ma quanto canaglia. E hanno comprato una marea di latte, peraltro. Dai, ma vi volete levare dalle balle? Perché tutti qui non possiamo andare avanti in sto modo? Devo rifornire gli stand. Presto. Diventa una pubblicità della Mara Montenegro, se no. Aspetta. $2.17. No, ti cucchi un centesimo in più. Ah, vabbè, te avevi poco e nulla. E avevi anche i soldi giusti. Allora, ritornando a noi. Siamo nella merda. Porca la miseria del ding. No, ho sbagliato. Lì ci andava il latte. Aspetta. Dimmi che c'è una confezione da... E tua madre, quella portinaia. Per non dirvi peggio. Ok, ottimo. Problema risolto. Dica. Ma ci sono tutte le casse di là. Ma lo vedete che è una cassa isolata dagli altri? Questa è la cassa per quelli che vogliono farsi insultare dal prossimo. E ce la facciamo? Grazie, Mi era venuto il Parkinson alla mano, a quanto pare. Ma vabbè, dettagli. 38 e 16. Ah, posto, signora. Facevo contabilità. Ste cose non le dovrei sbagliare. Ma vabbè, dettagli. Ok. Senti, io accendo la luce. Mi piglio a... Tu morirai fra atroci... Anzi, tu partorirai con dolore, te lo dico onestamente. Un modo o l'altro lo troviamo per farti partorire. I calci in culo. I fusti di birra blu sono finiti. Aspetta che sto sbattendo dovunque. Sì, e anche la vodka, quella nuova. Quindi è tutta roba che dobbiamo ordinare prima della fine della giornata. Che faccio? Ordino anche il resto. Non ho visto in che stato siamo. Aspetta, cosa che devo ordinare? Ah, la vodka, giusto. Aspettate che... Mi sta laggando tantissimo, non ci capisco più un cocchio di nulla. Ecco qua, altri $725. Ma io sto negozio non lo allargo più. Ma porca miseria. Vedi che pian pianino anche gli altri fustacchioni me li hanno comprati. Aspetta, avevo ragione io. Sì, vedi che si era esaurito quasi tutto. I fustacchioni blu della birra premium. Tac. Tutto, ho messo tutto, perfetto. Che ho un cago in mano di buttare nel cestino qualcosa come qualche centinaio di dollari di birra. E la coda mi farebbe giusto un ciccino girare le balle. Ho di nuovo ordinato la birra che avevo in quantità eccessiva. Dica. Tutto questo solo per un po' di caffè e carta igienica. Signore, ok, la spesa di quella buona era nascosta dietro, come non detto. Però si senta, se il caffè la manda in bagno, lo smetta di berlo. Due bottiglie d'acqua, di quelle economiche peraltro, neanche fosse l'acqua della Ferragni. E la signora mi pretende pure il resto da $45. No, tutti qua. No, che devo andare a fare la spesa, signori. Ok, almeno questo è il resto giusto. Mi consolo. Salve, signore. Grazie, benvenuto al Lonad. Ora cortesemente si levi dei maroni. Ok, devo controllare la situazione carta igienica perché è un po' che non... Ti cucchi un dollaro, a posto. Rifornisco gli stand. Vedi che ci avevo ragione? Sono le 8.38, ma forse ce la faccio a ordinare un po' di carta culo. 1, 2, 3, 4. Beh, cos'altro devo ordinare? Non ce la faccio, Per oggi me la devo far bastare. Vodka! Vabbè, dai, la situazione non era poi così critica. Però sì, mi sto ricredendo. Gli alcolici mi hanno comunque fatto guadagnare un bel po' di soldini. Anche se, come ho detto più volte, ding, tua nonna. Lo faccio solo per le bottiglie che sono troppo carine da vedersi. Spera, la carta macinata dove stava? Sto a fare una confusione. Davvero dobbiamo riordinare? Ma lag! Dicevo, tutti sti cocchi di stand in qualche modo. Il prossimo aggiornamento dovrebbe essere letteralmente alle porte, visto che di solito ne fa uno ogni due settimane, se sono fortunato. Dovevo riordinare il... Pure, ora che ci penso, è un po' che guardo lo stand ed era completamente vuoto. Caramelle, dolciumi, parmigiano. Te, c'hai tanta di quella solitudine a casa che metà basta. Ok, questi dovrebbero essere gli... Sono spaventato tantissimo, gli ultimi clienti. E manca un po' di riso, dobbiamo rimettere un po' di pizze. Però dai, poteva essere decisamente
molto peggio. Genericamente, a parte la carta culo, la maggior parte degli stand sono a posto. Sviluppatore, voglio i frigoriferi con la luce dentro? Mentre stavo bevendo dovevi fare ding. Io convinto che la giornata fosse praticamente finita. Ciccio, sono più di 3 ore che sono all'interno di sto gioco. Mi sono dimenticato com'è la vita al di fuori di questo studio, non sto scherzando. Ah, che poi metto le gambe in posizione strana, mi fa male tutto, anche la voglia di vivere. Aspetta, che se uova erano finite da quel dì? Cos'è che manca? Il pane da sandwich, c'ha ragione, c'ha ragione. È da metà episodio che mi sono accorto che il pane era completamente finito. Però sì, ormai l'ordine è rimandato a domani mattina. Intanto continua a raccogliere i prodotti che non si sa come sono finiti tutti in mezzo alla strada. Chi è che ha ordinato lo yogurt, che ne abbiamo tipo 60? È una domanda retorica, ovviamente l'imbecille sono io. Finita di nuovo la mozzarella, il parmigiano regione. Certo che un po' di illuminazione esterna la potremmo anche mettere, non lo so, si riesce a vedere nulla la sera? Potrebbero abusare del mio giovine corpo? Abbiamo finito? Sì, un altro cliente che se n'è andato. Non riusciamo a superare il 57, cioè, che è un bene, cioè, figlioli, siamo onesti. Se i clienti aumentano ancora, il telone... Prego, metta sotto il mio Savion. Dicevo, il telone è la volta buona che si butta sotto una macchina. Solo che da queste parti le macchine ti rapiscono e basta. Non succede null'altro, purtroppo. Ok, completiamo anche quest'ordine. Sì, avrei i soldi giusti, effettivamente. Zio, quindi mi sono spaventato tantissimo. Per tentare un'espansione di questo posto, ma... Allo stato attuale, dopo la riorganizzazione che abbiamo fatto nella scorsa puntata, devo dire che non siamo messi male. Voglio cambiare la disposizione dei frigoriferi, quello è poco ma sicuro, perché non mi piace ma proprio per nulla. Devo trovare una situazione più ideale. Cioè, il cliente ci passa qua, non è un problema, c'è abbastanza spazio per dover di cronaca. Potrei mettere qua altri frigoriferi se volessi spostare proprio questi, ma... Per ora non ho validi motivi per farlo. Oh, è detonato anche il pane da sandwich. Peraltro era quello economico, quello che volevano loro. Perché come ho detto più volte, i clienti straccioni sono quelli che normalmente finiscono per romperti le palle. Maggiormente, no, non sto scherzando. Non so più dove mettere tutta sta merce. I maccheroncini li hanno comprati. Dai, 4 così non si può fare. Ma siete dei criminali. E ovviamente è tutto pieno lo stand. Senti, butto via, per una scatola non muoio, non importa. Lo accetto molto passivamente. Ok, le patatine col covid le abbiamo spostate. E questo può essere messo qua sopra. Oh, pian pianino sto riconquistando sto cocchio di luogo, perché sto a fare a confusione, vi giuro. Basta con questi maccheroncini. Va, 2 scatole, ognuna delle quali contiene un prodotto. Un cocchio di maledettissimo prodotto. Prendi quella scatola lì, grazie. Grazie, molto gentile da parte tua. Così ho virtualmente fregato il sistema. Se no uno diventa matto. Ragazzi, uno diventa matto. Ormai ho abbandonato ogni singola speranza. Ragazzi, 3 ore che metto carta culo. Finita tutta, finita tutta. Quanti culi. Dicevo, ho ormai abbandonato la speranza che Giampier Fabrizio imparino a fare bene il proprio lavoro. Da dove va? Da dove viene fuori? Ogni tanto trovo... Come devono essere uguali? La bolognese? Dove va la bolognese qua? Oh, porca la miseria. Abbiamo qualcosa come 841 lasagne. Si vede che mi sono fatto contagiare dall'assistente? È giusto un attimino, direi. Ottimo, sono riuscito a spostare tutto e voilà! È ritornato l'ordine. Non c'è neanche una scatola a terra. Troppi porchi, gente, troppi porchi. Ciao, sono il telone del giorno dopo, Giampier Fabrizio. Mi spieghi perché c'è uno scatolone di carne macinata dietro il tuo culo? Mi sa che non è carne macinata, hanno macinato altro. Per risparmiare ci siamo messi a triturare i topi. Ah, che schifo. Però sì, sono quello del giorno dopo che deve aggiungere qualche minuto finale. Mi sono anche morso la lingua nel frattempo, quindi mi fa tipo super male. Allora, sì, sono soddisfatto degli alcolici che abbiamo venduto, ma che bello con il vinello. Dobbiamo decisamente incrementare il livello di alcolismo, soprattutto della gente che sta per guidare un veicolo. Di solito funziona così. Allora, faccio una piccola follia. Sto per fumarmi tipo... tutto il denaro. Allarghiamo il negozio. Oh mio Dio. Come qua dietro? Ma è la cosa più stupida della vita. Adesso devo spostare questo stand, visto che hai allargato qui. Quindi ogni volta va in quella direzione e poi da lì parte da quella. Ok, questo vuol dire che possiamo mettere più avanti una serie di scaffali anche lungo questo corridoio. Non saprei nemmeno io come cocchio chiamarlo. Più che altro mi hanno deluso alcuni prodotti, tipo le birrette, che in realtà non le abbiamo vendute a uno stracocchio di nulla. E wow, devo fare un bel po' di acquisti. Ma tanto mi devo divertire a preparare la prossima puntata. E di solito vuol dire passare un'altra ora e mezza abbondante a mandare avanti la baracca. Oh mio Dio, è tipo davvero finito tutto. Almeno c'è la carta culo, mi consolo.
In verità, concludo, mi è venuta un'idea un po' malsana. Invece che creare così tanti corridoi che secondo me fanno più confusione che altro, molto probabilmente mi converrebbe fare gli stand tutti lungo quella parete e poi lungo quest'altra parte della stanza e via dicendo. Dobbiamo provare perché secondo me tanti piccoli, anzi non sono neanche piccolissimi, ma tanti piccoli corridoi in realtà ci stanno più che altro penalizzando. Cioè, mi spiego se non si fosse capito, praticamente giriamo tutti gli stand da questa parte. Che così su due piedi sembrava una buona idea, ma poi mi sono accorto che virtualmente non c'è spazio, quindi devi... aspetta, vorrei appoggiare la terra, grazie. Comprimere gli stand esistenti e rimpiazzarli con quelli... Oh, questo richiederà un sacco di tempo, soprattutto visto che non possiamo allargare ulteriormente il negozio. Così facendo posso anche rimettere un po' più in ordine i vari stand. Mi spiego, fatemelo sgnacare per adesso volgarmente qua. Ad esempio abbiamo ordinato un sacco di carne in passato e ora è tutta mescolata. Possiamo ad esempio fare qua sotto lo stand della carne standard, poi la carne macinata che era finita di qui la possiamo mettere vicina, non di lato, perché ormai mentalmente mi sono abituato che le costolette di vitello, lì come cocchio si chiamano, siano effettivamente in parte. Ecco qua. Faremo una sezione dedicata per i polli. Casomai mettiamo polli e patate, ma le patate sono ancora su delle patatine e del purè. E poi abbiamo una quantità spropositata di lasagne alla bolognese. Anche queste sono lasagne. No, questa è la moussaka. Ah, sto facendo una confusione con questi prodotti che è veramente assurda. Anche alcuni pesci vanno radunati assieme. Abbiamo ordinato decisamente troppo sushi. Abbiamo altra moussaka anche qui. C'erano altre lasagne di disperso in Culolandia. Ora dobbiamo probabilmente davvero creare una sezione separata oltre a quello stand laggiù che mi permetta di mantenere i prodotti un po' più ordinati. Dobbiamo trovare una logica, dobbiamo trovare il nostro feng shui, il nostro equilibrio, così da non perdere completamente la testa. Altre lasagne alla bolognese. Ve l'ho detto che sono tipo dovunque ste coppie di robe, che mi fa notare che mancano gli insaccati. Abbiamo un po' di prosciutto crudo che puoi sgnaccare là sopra, e poi casomai il prosciutto cotto, come al solito, glielo mettiamo in parte. E così tutte le carni più o meno. Anzi, in verità no, perché ci sono ancora sti cosi qua al prosciutto. E c'è prosciutto anche qui. C'è il pollo. Ecco, potremmo mettere tipo il pollo qua. E poi trovare, non lo so, una strategia che in qualche modo, non si sa come, funzioni. I polli li mettiamo sotto e qua sopra mettiamo il resto dei prodotti di carne, ovvero queste cose qua di Pripyat, nome che è tutto un programma, e questi involtini al prosciutto mi pare che fossero, e sopra mettiamo invece il pollo standard. Signori, se facciamo tutto correttamente forse ne riesco a uscire vivo da sto magazzino, altrimenti mi seppellirà con tutto il resto del negozio. Gente, per questo episodio ovviamente ci possiamo fermare qua. Direi che ci aspetta ancora un bel po' di lavoro. Mamma mia, ci sono scatoloni letteralmente dovunque. Tuttavia devo dire che il negozio se la sta passando abbastanza bene, anche se ormai sono povero come lo schifo, ma mi organizzerò in preparazione della prossima puntata. Ah, c'è anche la lucina extra. Figlioli, allora nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ci arriviamo laggiù, cosa ne pensate. Beh, direi più o meno bene. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi offro da bere, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.